Ciao a tutti da lunadividlab.it. Questa volta iniziamo la storia dell'arte moderna. Si inizia con il 400, con l'umanesimo e il rinascimento. Rinascimento, concetto molto complicato, è in breve la definizione di un'epoca di intenso e radicale rinnovamento. Dopo i lunghi secoli medievali di costrizione morale e materiale, lo spirito umano si risvegliò da un lungo sonno e nacque un nuovo tipo di umanità. La persona umana reintegrata nei suoi valori più alti, che si esprime liberamente. L'idea di rinascita comprende ogni branca della cultura, ogni forma di esperienza e di espressione umana. Umanesimo, elaborazione di un nuovo ideale di formazione umana, mirato a realizzare un individuo compiuto attraverso lo studio delle umane lettere, e dunque la ripresa diretta delle grandi opere letterarie delle due civiltà classiche. Con la riscoperta degli autori classici, iniziata da Francesco Petrarca già alla metà del 300, e il conseguente fervore di studi critici e filologici della prima metà del secolo successivo, ci si proponeva infatti di recuperare anche quei valori inerenti all'uomo che avevano reso grande la civiltà antica, e quindi la riconquista della piena autonomia e dell'autorità dell'uomo sul mondo sensibile e l'indagine razionale della realtà. La necessità di un ritorno alle fonti originali si determinò perché durante il Medioevo l'ispirazione agli antichi era stata mediata da ciò che era stato trasmesso dalla tradizione. Nel Rinascimento invece si negò il valore della tradizione, che aveva alterato il modello nella lingua come nello spirito. La conoscenza della lingua greca permise lo studio della filosofia sui testi originali e la riscoperta di Platone, ora apprezzato sia per analogie di posizioni intellettuali sia per reazione alla filosofia aristotelica, cui l'interpretazione scolastica medievale aveva connesso principi dogmatici incompatibili con i nuovi ideali di razionalità. Obiettivi della filosofia rinascimentale sono il porre l'uomo al centro dell'universo e l'esaltazione dell'energia e del piacere dello spirito e della ragione umani. L'uomo è ora libero artefice e costruttore di se stesso, arbitro del suo destino, e possiede piena autonomia intellettuale e spirituale, anche nei confronti della religione, i cui valori tuttavia non furono negati o sviliti, ma strettamente connessi ai nuovi valori. Infatti, nell'esaltazione di questi nuovi valori propri della natura umana, ad esempio, il filosofo Pico della Mirandola vedeva una tendenza ad identificarsi con Dio. Dunque, il pensiero umanistico non negava la religione in quanto tale, ma negava la concezione religiosa medievale, che comprendeva anche la mortificazione psicofisica dell'uomo. Molti umanistici furono anche fra gli esponenti della Chiesa, come Papa Pio II. In sostanza, con spirito scientifico, si riesaminava e si poneva in dubbio tutto ciò che nel Medioevo si dava per certo indiscutibile. Spesso furono coltissimi umanisti anche pittori, scultori e architetti, che in questo periodo svolsero anche loro un ruolo decisivo. Infatti l'arte, da questo momento, fu considerata una tra le più alte manifestazioni spirituali dell'uomo e, al contrario che nelle epoche precedenti, fu affiancata alla letteratura, alla filosofia, alla musica e alla matematica, perché si riconobbe che essa era al tempo stesso poesia, pensiero e scienza. Infatti era strettamente connessa con le scienze per lo studio della prospettiva, della geometria e dell'anatomia e per l'applicazione dei colori ai principi di chimica, di fisica e meccanica. L'arte ottenne anche un posto in seno alla filosofia, fatto che permise l'elaborazione di una dottrina estetica generale, di una trattatistica specifica ed anche il nascere del pensiero critico e della storia dell'arte moderna. Da qui la negazione dei principi fondamentali della concezione artistica medievale derivati dalla filosofia aristotelica, cioè la subordinazione della forma dell'opera alla sua funzione di edificazione morale e di insegnamento e il concetto di arte come imitazione. Nel Rinascimento abbiamo dunque la piena rivalutazione della forma come presupposto essenziale del contenuto e il concetto di arte come invenzione e libera creazione. Di conseguenza anche la rivalutazione della persona e delle capacità individuali dell'artista. Inoltre l'interesse per la forma portò ad un continuo sforzo di correzione e perfezionamento del linguaggio personale, cercando di accostarsi sempre più all'ideale estetico assoluto ed universale. Tra il 1420 e il 1430, gli artisti Brunelleschi, Donatello e Masaccio, attivi a Firenze, posero le basi di una nuova forma di rappresentazione. Pur partendo dagli insegnamenti della tradizione trecentesca, specialmente da Giotto e dal tardo gotico, essi diedero una svolta decisiva nella storia dell'arte.
si basarono su una visione moderna e razionale della realtà, che portò in arte ad un nuovo e concreto rapporto tra figura e figura e tra figura e spazio. La figura riacquistò l'aspetto e la consistenza della sua massa corporea e lo spazio la sua capacità e integrità fisica. Inoltre, al valore plastico della figura umana si associò il valore dinamico, espressione di vita e movimento. Si riscoprì il nudo come fonte di ispirazione, ma visto in modo più umano e realistico rispetto alla visione classica. Si superò infatti il senso peccaminoso medievale e il nudo divenne oggetto di interesse scientifico, piuttosto che l'espressione di un culto naturistico come in Grecia. Il nuovo rapporto tra figura umana e ambiente circostante venne dato dallo sviluppo spaziale in profondità, che permise la realizzazione di un nuovo spazio illusionistico e la giusta collocazione degli oggetti tridimensionali. Il mezzo della rappresentazione dello spazio fu la prospettiva chiamata lineare, per distinguerla da quella più incerta ed empirica detta aerea, che si otteneva per mezzo di valori cromatici e chiaroscurali, usata nelle epoche precedenti. L'applicazione rigorosamente scientifica di tale metodo comportò anche alcuni problemi, come il punto di vista obbligato, cioè lo spettatore doveva necessariamente mettersi sotto lo stesso angolo visuale del pittore per godere del risultato. La prospettiva si basa sui dati dell'esperienza sensibile elaborati secondo le leggi matematiche ed ottiche. Più un oggetto è lontano da noi, più sembra piccolo. Tracciando delle linee ideali tangenti i contorni di questi oggetti, le si vedranno convergere in un punto che rappresenta idealmente l'infinito e che è chiamato punto di fuga. In questo punto gli oggetti scompaiono per la lontananza. Il pittore deve quindi pensare la superficie del dipinto come un piano che interseca la piramide ottica formata dai raggi rettilinei che partono dal proprio occhio, coincidente con il punto di fuga. Tra le linee della piramide, egli inserisce gli oggetti, dandogli forma e dimensione a seconda della loro collocazione, per cui la forma stessa degli oggetti risulta condizionata in funzione dell'ordine spaziale definito dalla visione prospettica. Ogni oggetto e il rapporto tra i vari oggetti risulta esattamente misurabile. Nonostante le elaborazioni teoriche, la pratica di mestiere rimase importante. L'apprendista artista doveva seguire un lungo e rigoroso tirocinio in bottega al fianco di un maestro e doveva ricopiare per anni opere di altri prima di inventarne di proprie. Si doveva esercitare sul disegno per apprendere poi le varie tecniche di architettura, scultura e pittura, per poter praticare in futuro indifferentemente tutte e tre le arti. Il tipo di educazione artistica era legata alle esigenze del tempo e alle richieste dei committenti, ognuno con il proprio gusto, ognuno con il pretendere opere sempre nuove da cui poter ricavare vanto e prestigio, gloria individuale. Infatti i committenti si diversificarono rispetto al passato. Non furono più soltanto nobili ed ecclesiastici, ma anche banchieri, imprenditori, mercanti, umanisti che formavano ormai la nuova classe dirigente borghese. In questo contesto, la bottega non era più solo una scuola d'arte e mestieri, ma una ditta organizzata pronta a produrre qualsiasi tipo di manufatto per soddisfare la richiesta. Infatti all'interno della bottega non c'erano solo artisti di talento, ma anche falegnami, fabbri, marmorari. La bottega quindi univa il suo tradizionale carattere artigianale alla nuova funzione commerciale, divenendo così anche centro di incontri e rapporti sia artistici che economici e politici. In ogni caso, l'artista non era più visto come un artigiano e la sua attività non era solo legata alla bottega come un tempo. Anzi, l'artista comincia a viaggiare, a conoscere e farsi conoscere lontano da casa e si trattiene fuori anche per anni, sviluppando la sua personalità con queste esperienze esterne. Un ruolo di primaria importanza fu svolto dall'architettura, alla quale erano strettamente pertinenti due degli elementi fondamentali dell'arte del Rinascimento, cioè la prospettiva e l'ispirazione all'antico. Infatti la prospettiva fu inizialmente assunta a metodo di ricerca sulla nuova architettura, basata sulla determinazione di spazi compiuti, finiti a misura umana, anziché illimitati, continui e irrazionali come nel gotico. Importantissimo divenne il progetto, un piano preciso e dettagliato dell'opera che permetteva all'architetto di affidare ad altri la realizzazione. Per quanto invece riguarda la riscoperta dell'antico, o meglio la nuova interpretazione dell'antico, fu importante il trattato di Vitruvio De Architettura, che venne ritrovato nella prima metà del 400 in un codice cassinese e in seguito stampato nel 1486. Gli architetti e vari studiosi intrapresero così un'attività di confronto tra l'opera di Vitruvio e i resti degli edifici romani.
L'architettura rinascimentale si rifece al calcolo proporzionale che aveva definito la forma dei modelli classici e quindi non voleva imitare l'architettura antica, ma ricrearne la bellezza attraverso il recupero delle leggi che ne regolavano i rapporti armonici, leggi che comunque andavano integrate e corrette con le regole desunte dallo studio della natura e della prospettiva. Così agli squilibri e alle esuberanze del gotico si oppose equilibrio e misura, e al principio di varietà e di iterazione quello di unità ed organicità. All'ideale estetico individuale si oppose quello assoluto e universale, che gradualmente consente il raggiungimento della perfezione. Si preferì l'organismo a pianta centrale, ritenuto in sé perfetto perché contiene in sé tutti i principi fondamentali di compiutezza, misura, ordine proporzionale e armonia razionale. Uno dei temi più suggestivi del Rinascimento è quello della città ideale. Ne abbiamo anche delle elaborazioni pittoriche, che vedremo dopo. Per quanto riguarda la scultura, in questo periodo torna a godere di quella completa autonomia e libertà di espressione che aveva al tempo dei Greci. La scultura rinascimentale è caratterizzata da un ideale estetico per certi aspetti simile a quello greco, ma anche in questo caso non vi fu una imitazione dei modelli classici, se non nella scultura minore. Infatti Donatello, il maggior rappresentante della scultura monumentale del 400, viene definito un anticlassico. I caratteri della scultura rinascimentale italiana sono quindi, come nella pittura, la costruzione della figura umana attraverso lo studio dell'anatomia e del movimento, l'osservazione dal vero che viene tradotto in svariati modi, dal naturalismo al realismo anche violento e brutale, e comunque una tendenza ad un'astrazione concettuale della forma intesa come entità geometrica in rapporto con lo spazio e la luce. Anche nella scultura è frequente l'uso dell'inquadramento prospettico lineare. La formazione dello scultore, come spesso anche quella del pittore e dell'architetto, avveniva in genere nelle botteghe degli orafi, i maestri più apprezzati e ricercati. Infatti l'oreficeria insegnava le nozioni fondamentali delle varie arti, come il disegno, ma anche le varie tecniche, diversi procedimenti di lavorazione, in quanto l'orefice doveva trattare ogni sorta di materiale. Tra le tecniche della scultura divenne importantissima quella della fusione in bronzo, che non rimase più solo prerogativa dei veneziani, i quali sino ad allora in Italia erano gli unici ad aver conservato e perfezionato i procedimenti antichi trasmessi dall'arte bizantina. L'arte per eccellenza, però, nell'Italia rinascimentale, fu la pittura, in quanto era la forma d'espressione in cui meglio si potevano sperimentare le teorie ed attuare il nuovo ideale estetico. Infatti, con il disegno e il chiaroscuro, si potevano suggerire il rilievo e il movimento dei corpi, perfezionati con lo studio anatomico che permetteva di dare naturalezza ai gesti e proporzioni armoniche. Con la luce si poteva esprimere la vita e la verità delle forme, con il colore la varietà e la ricchezza, e con la prospettiva si poteva delineare uno spazio chiaro e definito. La pittura ebbe uno dei più grandi innovatori in Masaccio, e fu soprattutto la pittura, insieme alla scultura di Donatello, a trasmettere le nuove forme toscane nelle altre regioni italiane. Sempre nel campo della pittura, non mancarono sperimentazioni tecniche anche per l'affresco e la tempera su tavola. Il disegno preparatorio dell'affresco, la sinopia, veniva realizzato direttamente sull'arriccio, su uno strato di malta steso sulla muratura. Ma a partire dalla metà del XV secolo fu invece riportato direttamente da grandi cartoni, mediante l'incisione e lo spolvero dei contorni delle figure. Questo sistema, oltre a facilitare il lavoro, permetteva uno studio più accurato dei particolari, che venivano riprodotti con maggiore fedeltà e in forma quasi definitiva. Inoltre, l'affresco venne perfezionato spesso con colori a secco, cosa molto rara nel 300. Nella pittura su tavola, invece, molta importanza tra le innovazioni tecniche ebbe l'introduzione della tecnica d'olio che si sostituì a quella tradizionale a tempera. Era già conosciuta nel 300, ma si diffuse solo nella seconda metà del XV secolo, anche per merito della pittura fiamminga.